Buongiorno a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi video realizzato grazie alle richieste di Michela. Mi ha chiesto come iniziare a fare il macramè. Allora, ovviamente io non farò tutorial di questo settore, diciamo, perché ce ne sono tanti. Solo rispondo alle sue domande, cioè quale filo conviene acquistare e che cosa è necessario. Allora, sono necessarie colla, forbici, centimetro da sarta, magari se avete questo doppio è meglio, io ho rubato questo di mia madre, spilli, un ago di quelli da lana perché almeno hanno la cruna larga, poi vi servirà appunto il filo super lon, non si vede, super lon da 0,50. E se siete all'inizio vi sconsiglio il cotone perché il cotone è morbido mentre il superlon rimane leggermente rigido, vedete, è bello trecciato, rimane più rigido e vi permette di lavorare meglio, non si annoda come fa il cotone. Poi mi ha chiesto se serve obbligatoriamente la tavoletta, la macrame board che trovate in in tutti gli shop, credo ormai. E sinceramente io non la uso. Io uso il cuscino, quello che sta sul divano, io lo prendo, punto gli spilli e realizzo quel che voglio realizzare. Altra cosa necessaria, non indispensabile, è questo qui. Questo è un bruciafili. In pratica con questo voi prendete il lavoro e bruciate il filo in eccesso. Io adesso non lo brucio di netto perché ho ancora bisogno del filo, devo finire il bracciale. E fate così, semplicemente. Ecco qua, si è bruciato il filo in eccesso. È molto comodo, va a batterie. Io l'ho acquistato tempo fa da Perline Gioielli e mi raccomando, le batterie devono essere ben cariche perché altrimenti non funziona bene. Poi, questo per quanto riguarda il macramè. Ovviamente per abbellire le varie perline vi consiglio le pietre dure perché il macramè è un lavoro durevole, oppure che ne so, rondelle in argento, cose varie, quindi anche materiali di valore più alto. Per il cumimo, invece, vi servono i dischi. I dischi esistono tondo e quadrato. Io ho solamente questo tondo. Ho acquistato tempo fa una rivista e c'era questo qui in cartone, però vi dico la verità, mi sono trovata malissimo, quindi durante il Black Friday 2 anni fa, credo ormai, ho acquistato questo qui che è molto comodo e potete anche usarlo come base per il macramè perché la tavoletta è fatta alla stessa maniera, fatta dello stesso materiale. Inoltre, per fare il cumimo, oltre ai fili appunto che vanno inseriti dentro e messi nelle postazioni con il tondino qui indicate, vi serve un peso da attaccare all'inizio del lavoro in questa maniera. Voi attaccate il pesetto, lo fate passare all'interno del foro qui e poi ovviamente posizionate i fili uno tra il 31 e il 32, uno tra il 32 e l'1 e così via e così via. Mano a mano il vostro lavoro si presenterà così. A secondo poi lo schema che scegliete, io vi linkerò poi dopo qui sotto i tutorial che ho seguito io. Altra cosa indispensabile quando si fa il cumimo sono queste, cioè le chiusure da attaccare poi ai bracciali. Io adesso ho questa qui grande che mi ha mandato Valentina perché spesso per il cumimo si usano i fili, quelli di la codina di topo di raso, quindi verrebbe più grande il braccialetto o la collana, quel che volete, e quindi vi basta un goccio di colla per incollare appunto questo e mettere il bracciale che avete realizzato. E per adesso al mio non posso mettere nulla perché ecco, ho fatto questo e poi ho provato anche con le perle, con le perline, ho usato delle 80 della Toho. E ringrazio Lucia che mi ha dato le dritte per farlo. Appena posso,
compro il, appena li trovo veramente, compro i terminali. Ho fatto sia quello che questo rosso, che in camera non si vedrà, scommetto, sono due tonalità di rosso. Ecco qui. Invece per il macramè ho realizzato appunto i braccialetti seguendo il tutorial di Macramé School. Questi qua, quando lo state lavorando, mettete appunto gli spilli per tenere fermo al lavoro il lavoro sulla tavoletta o sul cuscino come faccio io, e mano a mano li spostate. Uno lo tenete sempre all'inizio e mano a mano li spostate. L'ago a cosa vi serve? Perché vi ho detto l'ago da lana è indispensabile. L'ago da lana o l'ago ricurvo serve appunto quando state terminando un lavoro. Voi inserite il filo nella cruna, ecco, e passate nel nodo che avete appena fatto, così da bloccarlo meglio. Se non avete bruciafili, mettete una punta di colla e dopo tagliate con le forbici, e poi in base a quello che state facendo il lavoro è terminato. Questo è un altro tutorial che ho seguito, è il tutorial di Alessandra per fare l'alberello di Natale, e vi lascio il link qui sotto. Altre cose per il macramè non servono, neanche per il cumino, tutto quel che trovate poi e poi in più. Queste sono proprio le cose basi che vi serviranno. Quindi, ricapitolando, sono i fili, appunto il Super Lon da 0,50, che potete trovare in vari siti. Io li prendo da Hobby Perline perché è molto fornito. Questo l'ho preso da Perle & Co. Poi le perline varie, dove volete acquistarle, colla, bruciafili, forbici, spilli e ago da lana, 1 cm, le chiusure, se fate i bracciali con le chiusure, ma io ve lo sconsiglio, vi consiglio di fare quelli con la chiusura adattabile, così si adatta a diverse misure ed è anallergico. Per il comimo invece vi serve appunto il disco tondo o quadrato, quel che preferite, poi i meccanismi di lavorazione sono più o meno le stesse, un pesetto e la chiusura da poter agganciare. E cos'altro dirvi? Niente, io qui ho delle riviste, una è questa qui per il macramè, ci sono tanti progetti che mi piacciono, e l'altra è questa qui per il comimo, che vi mostra tutte le tecniche base. Trovate comunque tutorial con tecniche base anche qui su YouTube, quindi poi vi mettete e cercate. Per adesso vi saluto, ci sentiamo prestissimo con un altro video. Buona giornata a tutte, ciao ciao!